È stata presentata questo pomeriggio nella sala conferenze della Camera dei Deputati la 98esima edizione del Palio del Golfo. Quest'anno la manifestazione si potrà fregiare del prestigioso riconoscimento del patrocinio del Ministero del Mare. Una iniziativa del genere per la sua caratura, per la sua longevità, per il significato che esprime dal punto di vista economico, emozionale, storico, culturale, non può non meritare il patrocinio del Ministero per le politiche del mare e quindi del governo. Prepariamoci a celebrare degnamente il primo secolo di vita. Secondo me serve il concorso di più ministeri, serve il concorso di più enti pubblici e privati, occorre pensarci in tempo, un programma che attorno alla storica, allo storico palio del Golfo possa prevedere momenti di confronto culturale, coinvolgimento di imprenditori, deve diventare un polo di attrazione. Io penso anche alla emissione di un francobollo e coinvolgere le scuole. 98 anni di storia dei nostri popoli, delle nostre borgate, della nostra economia, oggi hanno una riconoscenza a livello nazionale, ma noi ci eravamo dati proprio questo obiettivo di portare il palio in tutta Italia e non solo nel mondo. Dobbiamo lavorare così per valorizzare la nostra cultura marinara, rafforzare ancora una volta, già siamo leader per quanto riguarda l'economia del mare in Italia, insieme con anche manifestazioni tipo queste sarà ulteriormente valorizzato la nostra tradizione e potremo portare molti più turisti e fare quindi ancora di più il bene del nostro territorio. È stata un'iniziativa che per noi consentirà alla città di fare un salto veramente di qualità, un salto in avanti e soprattutto al palio di salire di livello e diventare un palio più nazionale e, perché no, come ha detto il Ministro, anche internazionale. Il nostro Golfo si appresta quindi ad ospitare il suo evento più identitario, la di sfida Riviera più longeva del Mediterraneo. Le 13 borgate sono pronte a darsi battaglia fino all'ultimo colpo di remi. Il ministro è stato molto bravo, ha fatto un discorso emozionante che ci è molto piaciuto, siamo soddisfatti e quindi veramente siamo convinti che col supporto dell'assessore che si sta dando da fare in modo importante, si riuscirà a ottenere dei risultati bellissimi per quello che è il nostro palio, che sono